direi iniziativa ottima perché spinge, diciamo così, verso una nuova sensibilità dell'accessibilità dei centri storici e comunque di qualsiasi ambiente esterno la cittadinanza tutta. Quindi questo può essere sicuramente un ottimo punto di partenza per far sì che anche la città di Lucca abbia i suoi percorsi accessibili a tutti e appunto in particolare per chi ha problemi di vista o altri problemi di ambulazione di vario tipo. Spesso il materiale utilizzato, che è comunque il materiale standard che viene utilizzato nelle guide loges, non tiene conto del fatto che la città stessa ha una pavimentazione che spesso può indurre in errore, in quanto non essendo pari, spesso si può confondere la guida loges con delle scanalature che sono all'interno delle pietre stesse. Questo è chiaramente un po' complicato da ottenere in una città come Lucca, ma sicuramente i sistemi poi verranno perfezionati e magari verrà fatto un qualcosa. Penso che se al limite non perfeziona il percorso a terra, lo può perfezionare a livello informativo, magari con delle mappe, con delle istruzioni un pochino più dettagliate, però su questo penso che dobbiamo lavorarci per vedere di risolvere. L'accessibilità è un po' per tutti, sia per gli anziani o per l'invalido momentaneo che si è fatto male a una gamba o alla mamma con il passeggino o a tutte quelle persone che in quel momento sono in difficoltà motorie, ecco. E questo migliorerà molto l'accessibilità proprio per poter fruire dei musei, delle chiese, della città di Lucca che ha molto bisogno, ecco. Lucca è difficile da percorrere? Un pochino, però con un po' di buona volontà si riesce a superare il problema. Cerco sempre di fare da me, la volontà è di fare da me. Indubbiamente nella peggiore della situazione un aiutino fa sempre comodo, quello indubbiamente. Però quando si riesce a fare da noi ci sentiamo anche un po' autonomi e quello ci gratifica. Ecco. Vuol dire che chi ci sta intorno capisce la situazione e ci vuole bene in quel senso. Ecco. Volere è potere.